La palestra del liceo scientifico d'Ascanio di Montesilvano ad aprile sarà pronta, ad annunciarlo il presidente della provincia di Pescara Ottavio De Martinis. Un altro progetto riguarda una nuova struttura polivalente al centro di Pescara con campi per la pallacanestro che diventerà il punto di riferimento non solo dei ragazzi del Tito Acerbo, e poi un piano di adeguamento sismico all'Istituto Aterno Mantonè. Progetti che rientrano nelle infrastrutture per lo sport, nelle scuole di cui si parla da anni e che oggi, grazie al PNRR, vengono finanziati con oltre 6 milioni e mezzo di euro. Il Tito Acerbo vedrà dirottare un finanziamento di 3 milioni e 6 con i quali realizzeremo una palestra, di cui peraltro il Tito Acerbo ha assolutamente bisogno, che è un vero e proprio palazzetto che sarà fruibile non soltanto peraltro a livelli ai fini scolastici, ma in una zona centrale di Pescara darà spazio anche allo sport cittadino. Per quello che riguarda il Dascanio, è sempre una linea che riguarda gli impianti sportivi, però si tratta di un finanziamento che doterà il perimetro interno del Dascanio di strutture outdoor che si affiancheranno anche queste alla palestra che in marzo-aprile dovremmo riconsegnare al liceo, quindi chiudendo un cerchio molto importante. Per quello che riguarda il Mantonè invece si tratta di un finanziamento di 2 milioni e 4 con i quali si faranno degli importanti interventi per quello che riguarda l'adeguamento sismico, l'efficientamento energetico e l'antincendio. La provincia di Pescara e la regione hanno raggiunto un obiettivo comune. Nel corso della conferenza questa mattina nella sala di Iorio della provincia, l'assessore all'edilizia scolastica Pietro Quaresimale ha ribadito la centralità della formazione e del lavoro nel nuovo programma finanziario. È stata anche l'occasione per strappare un nodo al fazzoletto per il liceo Marconi. Stiamo facendo il possibile, anche l'impossibile, per recuperare, ricercare, ritrovare le somme aggiuntive ai 3 milioni già in cassa. Speriamo di poterlo fare quanto prima e speriamo appunto che di chiudere anche questo cerchio e di far sì che tutti i ragazzi del Marconi rientrino nella sede naturale. La sua promessa personale ai pescaresi? Io amo non sbilanciarmi, però in questo caso, avendo già un'idea, posso dire che con molta probabilità durante l'anno daremo una gran bella notizia anche da questo punto di vista.